in Serie D con un anno di anticipo e con l'intenzione di ben figurare da subito, strutturando una società che possa poi un domani puntare ad un nuovo salto di qualità. Ha le idee chiare il presidente del Real Giulianova, Luciano Bartolini, che guarda soprattutto al consolidamento societario, alla ristrutturazione del settore giovanile. Siamo in astri di partenza, abbiamo bruciato le tappe e quello che avevamo promesso di raggiungere in 3 anni lo abbiamo fatto in 2. Adesso ci aspetta un campionato molto difficile, molto competitivo come quello della Serie D e cercheremo insomma di fare il meglio. Il nostro obiettivo principale è quello di una salvezza il più tranquilla possibile. Quindi ci dovremo stabilizzare come società, come tifoseria, come attaccamento alla squadra, alla città, e quindi in questo primo campionato di Serie D dobbiamo fare questo, dobbiamo consolidare la base societaria, strutturare il settore giovanile, dobbiamo insomma creare i presupposti fra qualche anno vorremmo fare un ulteriore salto di categoria, ci dovranno però essere i presupposti fondamentali. Per il nuovo progetto Giulianova, il presidente Bartolini ha voluto al suo fianco collaboratori che conoscono bene l'ambiente giallorosso, soprattutto per quanto riguarda la riorganizzazione del settore giovanile. Giulio Ettore allenerà la Juniores e sarà anche il secondo di Nico Stallone che si occuperà della prima squadra. Nicola Tribuiani, responsabile dell'area tecnica giovanile. Abbiamo proprio voluto che queste figure, Nicola è una figura storica per Giulianova, fossero insomma inserite all'interno dell'organigramma tecnico perché danno un senso di appartenenza della città nella squadra, soprattutto danno quella competenza, quella serietà che ha contraddistinto la storia del calcio di Giulianova in tutta Italia. No? Giulianova è una delle società che ha più titoli nazionali vinti nel settore giovanile, quindi vogliamo ricreare questa situazione e possiamo ancora farlo con una figura storica come Nicola. Penso che Giulio abbia tutte le componenti sia tecniche che umane per insomma, poter svolgere al meglio insomma, il ruolo di allenatore della Juniores in primis e allenatore insomma, in seconda nello stesso tempo, e quindi insomma, penso che siano state delle scelte molto culate e penso che la città questo ce lo riconosca.